Benvenuti in un nuovo video e benvenuti nella seconda parte di questa tipologia di video. Abbiamo pescato un po' random, infatti abbiamo fatto adesso il primo episodio che voi già l'avrete visto, e rispetto al primo episodio questa scatola è molto più succulenta, quindi adoro. Ci sono veramente tantissime novità, sì. E quindi io direi di iniziare subito. Abbiamo ordinato tutto sul sito di, questo comincio no, sito di Boulangeria Caruso, che ha una pagina Instagram, il sottocosto che ha sia una pagina Instagram che in Facebook. Ma non è il sottocosto siamo noi. Vabbè, sottocosto siamo noi, ma lo trovate sempre. Ok. E poi anche su alcuni prodottini su AS Food, vi lascio direttamente i link dei siti e delle pagine Instagram direttamente sotto. Non nessuna sponsorizzazione, andiamo avanti col video. Ci sono veramente tantissime cose da provare. Belle cose, sì. Interessante. Allora, sono tutte col botto, cioè. Sono tutte col botto questo video. Tu direi di vederci davanti questi qua. Ok, allora iniziamo da questo. Allora, questo qui è una barretta M&M's al cioccolato, però questa volta questi qua sono gli Smarties. Cioè, ragazzi, semplice tavoletta di cioccolato. Secondo me simile a quella grande, quella gialla. Vediamo? Proviamo. Proviamo. No, c'è il biscotto! Ma cos'è? Wow, raga, duro, bello, questa mordiamo, vai, sì, è biscotto, sì, buona? Sembra il bimbo? No, non lo ciocco, no, sfizioso, duro. Ovviamente daremo sempre un voto da 1 a 10. Mangi tu, mangi. C'è un metà. Non mangi tu. No. Dai, in questa ci sta in particolare. Sì, il biscotto è buono. Mi piace. Buono. Mi ricorda un po' quelle barrette della Ringo. Di Ringo. Okay. Perciò ho detto Ringo. Non l'avevo associato con quello. Però è molto più simile a loro, cioè. Sì. No, veramente buono, raga, sembra una cosa piccolina, un po' invece buona. Sì, abbiamo detto. Sì. Prossimo. Questo invece l'ho preso a S Food, non so ragazzi li trovate ancora, perché tipo bottoni. Ultimamente non l'ho visto più, della Nestlé, sono degli Smarties Buttons. Vabbè, eccoli qua, sono praticamente tipo dei bottoni al cioccolato bianco contro gli Smarties. Ci prendiamo le cose più... Ci troviamo a mezzo. Oh my God. Prego, ma che è questo? Diamolo. Cioccolato bianco. No? Ci sta. 5 però. È una cosa niente di che. Abbiamo fatto bene a chiuderci subito la mezza. Poi. No. Andiamo con qualcosa di... boom! Io direi il must have. Questo. Quello. Questo. Allora, raga. Sono curiosissima, anche se a me piacciono più nel latte. Sì, però andiamo a parlare di questo. Sono delle gocciole veramente pavesi al cocco, ma raga, non c'è bisogno di le conoscere. Molti però non le avete trovate in prodotto cocco, cioè prevale, si sente, ma a parte che hai ricordato, sì, c'è metà, ma pure il pacco originale è così, no? Che vuoi la novità, capito? Potete buttare una pizza come i bimbi della bisco. Prego, vediamo così. Cioè, raga, è una goccia più sottili rispetto a quelli originali. Non lo so. Improvare. Ma buona. No, non credo che consenti qualcosa. Comunque. Dai che fa così.
Non si sente, fai? Non si sente. In bocca? Mi sento due pezzi di cocco. Quelle là scaglie. No, rapì. Quelle là. No, che buono. Questo è un panzone nel latte. Mi sono dimenticato. Ti do la macchina. Mi è venuto in mente quella foto che ho fatto di ieri della fetta biscottata nel latte con la crociata tipo Titanic. No raga, è buonissimo, cioè per me un 8 e mezzo 9 se lo prende. Sì, pure 10. Mi piace sta cosa che è delicata e non è quella cosa forte, non è gusta, non è chimico come quella. Meno male che muore l'altra cosa. Vabbè, niente spoiler. No, il giusto equilibrio, non disgusta, non è troppo dolce, no, si sente il cioccolato, si sente il cocco. Vedete come dubbio, tutto perfetto. Come tutto è soggettivo, infatti molte storie ho detto non si sente il cocco, e tu amore, si sente tantissimo. Cioè non ho sentito molte recensioni positive, invece no, sono proprio buone. Vabbè. Andiamo avanti. Sentendono loro per cocco. Vabbè. Lo so. Vabbè, beviamo. Forse si sta assaggiando il video precedente. Che senso? Con i semi di chia. Wow, adoro. Sta scritto infatti. Sono dei Kit Kat Pops. No, perché non capivo cosa fosse tutto. Come essere il pepe. Peanut, corn e chia. Adoriamo. Sembra un po' di quei Lion in collaborazione con... Ma poi no, niente collaborazione perché è la stessa marca. Nestlé. Non me ne aspettavo così. Si sente un sacco il sale. Ma prima già ci stavano questi cosi. Però erano quadrati. Mi ricordo una cosa simile. Erano i Lion. Ah, è bravo, hai ragione, hai ragione. Morbidi. Sta pure troppo corno. Corno. Però sai, me l'aspettavo molto più ti senti croccante. Lo sai, mi dispiace per la solo per questo, però è molto buono. Ma sei proprio corno sul merito. Questi sono da provare. C'è scritto corno, proprio corno. No, però... Ci sono da provare. Non mi ricorda niente del Kit Kat, ma alla fine non è il Kit Kat. Tipo un popcorn a caramello ricoperto di cioccolato. Semi di chia, male. Ma lo so, no? Io non ho nessun semi di chia. Forse nell'impasto. Ma proprio buono. Ancora una volta. Perché si sente caramello, sale, arachidi. Cioè veramente, ma proprio buono. Poi c'ha la morbidezza del popcorn. Ma che non è... cioè, è morbido. Questo è questo. Sì, sono questi puntini che vedi stare nell'impasto mischiato col cioccolato. Provateli. No, veramente, raga, sono buoni. Questo è sotto costo, io l'ho preso se non sbaglio, eh. No, raga, buoni. E pensate che... Io... Ah, il voto. Alle gocce gli ho dato 9, giusto? Io penso che questo è un 8, 7 e mezzo 8. Stavo dicendo 7 e mezzo 8, pure per me. Buoni. Sono buoni. Buoni. Infatti perciò mi aspettavo tipo la croccantezza. La morbidezza del biscotto. Ma invece c'è la morbidezza del popcorn. Alla fine secondo me hanno ricreato il biscotto dentro, però inserendo il popcorn. Ok, comunque ragazzi, pezzi forti ancora non sono finiti, sono due bombe allucinanti. Vai, poi con questa che hai toccato. Poi ci conserviamo i due pezzi forti. Sempre noi. Oh, questo coso, questo video tutto quasi tutto Nestlé. È vero, sì, perché questo è anche Nestlé. Tra le papi, secondo me. Ok, eccola qui. È una barretta della Milk Bar Cookies and Cream. Al cioccolato bianco. Secondo me è buono. Diventerà sostituta della M&M's. Anche Nestlé è quella. Sì. Ok.
Il colore bianco con il biscotto. Buona. Buona. Buona, buona, buona. È buonissimo. Ma proprio buono. Anche per me, cioè, anzi no, devo dare tipo 6. 6, 7. Il biscotto pure, il cioccolato bianco. Buono. Ma il cioccolato che è buono. Buono il cioccolato, voglio. Ah, ci sono due cose che io stra-amo. Vai. Mamma mia, raga. Questi sono i ne abbiamo preso anche un altro, però poi ve lo faremo vedere in un altro video, nel prossimo video. Raga, io appena li ho visti, sapete che io adoro i macaron. Li devo prendere questi quattro della Dulce Solo. Dulce Solo. Dulce Solo. Dulce Solo. Eccola qua, ragazzi, di macaron. Sono quattro macaron al caramello. Oh, io ho paura. E io ho paura di via la sola. Rimanerci male. Tu non pagare, le averci qua. Piccoli. Vabbè, no, è giusto. Madonna mia, se ne ho paura. Guarda, c'è una svampola qua. Ora non era questo. No, era questo. Ora che non sia chi... Spero che non... Ma che è? Si è staccato. Morse, morse. Sì, sì. C'è la crema. C'è la crema dentro. No, la tua faccia. Ma com'è? No. No. Ma si vede che a parte che è dolcissimo. Dallo, no, dall'odore è dolcissimo. Ma poi la consistenza pure non sono così macaron, no, non sbaglio. Non è proprio un macaron. Cioè, meglio proprio no. E vai a pasta e mandarla fuori. No. L'altro se me sarà molto più buono. No, 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 mi sembra tipo le gomme. Infatti ho fatto... Mamma, mamma, mamma. Ma mi prego. Fatti spazio. L'altro gusto che ho preso sarà molto più buono l'altro. No. Sembra lo sciroppo. No. Sembra il Panacef, uguale. Quello là, fragola, quello granuloso. No, no. Ma sai che sembra fuori? La pasta di mandorla. Ma fuori pare che le passarelle mandorle uguale. Non ci siamo proprio. No. Mamma mia. No, raga, almeno mi sarei aspettato una consistenza dolce. Più ma macaron, ma non... No, raga. Cioè, la consistenza non c'è azzecca proprio, cioè proprio due cose... Ma proprio il sapore. Cioè, fuori... No, raga, no. Troppo forte, cioè... No, cioè c'è il sciroppo, sì, proprio il sciroppo. Sembra bollicina. Due. No. Ho grandi aspettative nell'altro gusto, perché forse sì. L'altro gusto, ma visto proprio no. No, che delusione. Che poi tutto sta tranne, cioè caramello. Sa di caramello? No. Sa di solo. Sa di mandorla, di paste mandorle, cioè. Ma poi una consistenza completamente diversa. No! No. Vai per salato, vai. Salato, per forza. Questo è stato un omaggio. Cioè, raga, comunque non l'avevo mai provati. No. Ma a parte gli scherzi, salati preziosi sarebbero di pecorri. E gluten free. Questi ce li ha regalati l'orangeria. Immagini se ho sbagliato continuamente di questi gusti. In realtà non si pronuncia così. Salato. Quanto tempo! Ci voleva proprio. Sì, maledetti. Mamma mia, come l'ho fatto passare. Ho paura per l'altro. No, ya, dobbiamo concludere il video. Ah, mi sento meglio, mi sono fatta la... Mamma mia. La vita è molto. Ora si vedono. Si vedono per il gioco, come poi di secondo. Questi sono cotti al forno, mi sembra. No, non lo pensavo. No, non, e infatti non fritti. Francis. Non c'è più, non c'è più.
Ok, basta. Voto 10. Perché mi sa fare la vita. No, io direi di concluderlo proprio, io ho paura. Ma sei più bello. Voglio andarmene. €2,40 ragazzi. €2,40 Allora sono i donuts della Tini. Tiny. Tira Tiny. Cuore nero. Cuore nero, pistacchi soffici come albane. Sì, sì. Già secondo me. Sono tre. Non sono fritti. Prodotto italiano, yeah. Prodotti italiani, prodotti di gluten free, ah, voglio, yeah. So bravo. Mi serve? No, non lo so. Ma sono due dentro. No? Questi sono due dentro. Perché? Scusa, no, no, nella... No, è uno. Ok, ma allora raga, tengo uno. Che bella la confezione. Apriamo. Questo mi sa di lusso, cioè no di lusso, di cosa buona. Stavo per favola, io volevo prendere questo e vaniglia. È vaniglia. No, 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 indovina di che sa. Mandarla, sa. Madonna, mi sa, la mia croce. Purtroppo è così con il pistacchio. Era meglio vaniglia. Giusto, c'era la cioccolata. Una via di cioccolato. Che okay, ma lo... però si presenta proprio bene. Aspettate raga, lo fanno che ecco. Capo? Tutto parla. Non lo so. Perché la polpetta, no? Sotto la spugna. Mamma, no, tu fai vedere sotto. Io ho paura pure a sottrarla. Vai, eh? Tu mi dici se vuoi. Questo è proprio secco. No. Buono? A parte che è proprio secco. Poi la spugna. Guarda come è secco! Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Questi mandorle orrende. Cioè, dico che il macarone si salva. Ma che sta? Sta al collo. Senti, sta al collo. Mamma mia. Lo senti là al collo? Allora mi sono fatto. No ragazzi. Che ma buttaggia. Butta via da là. Ma sento puzze da bacco. Che cane. Tutto chimico. Comunque non ci serve proprio niente. Proprio un disagio sto video. Come quello di prima. Ma che delusione più che amo. Ma chi si immagina tutta sta roba. Che schifo. Cioè non si dice che schifo, però. Cioè io non so chi possa piacere. Cioè, 2,50€. Ma chi, cioè, chi voglio... può piacere voglio... questa cosa? Ma io voglio dire una cosa. E dico io, no? Dico io, un'azienda che ma via giù nel mercato. No, perché alcune persone, tipo a Maria, se glielo dai, se lo mangio. Ma che cioè, proprio per. C'è proprio una bocca di alcol. No, aspetta, devo fare io questa cosa. Cioè, di allora, prima cosa, è troppo spesso. È troppo alto. È troppo spugnoso. No, raga, ma si vede. Io ho in bocca una cosa di spirito, di alcol. Tu no. Mi viene il patatino, ma non lo fare così. Secco, No, raga, no. Però vedete, mo, cioè, prendete l'esempio. Due persone che hanno provato il prodotto hanno fatto la stessa reazione, quindi significa che il prodotto non è tutta questa gran cosa, comunque io lo vado a pagare €2,50. Non è che la trovo in €50 in dentro, cioè €2,50. Tipo noi avevamo in programma di fare un video che poi voi forse avrete già visto, è stato un buon bit, poi vedremo come andrà quel video che vogliamo fare. Quei due video. Moia, io penso siano buoni. No, raga, questo è brutto. Che queste giuro. Più non sai come possono essere. Però... Io dico quelle che abbiamo ordinato di...
lei è andata avanzata. Come qui la dai? Mamma mia. Quindi niente, raga, io veramente ci sono rimasta, cioè, non ci sono rimasta male. Pensa a fragola. Sei schifo. Ma quello è sciroppo. Madonna mia, raga, mamma mia. Grazie per averci regalato i Fonzis. Che già sapevano. Non è vero. Allora, raga, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Io abbandono questo video con una malinconia in corpo che non avete idea. E sono ancora più convinta nel farci suggerire qualche cosa di... Sì, raga. Una pagina che vende salato. Sì, raga, consigliateci. Per quanto che mo ci dobbiamo consolare, quindi... Forse, sì, sì. E speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!